E ciao belli miei, ciao a tutti, bentornati sul canale, terzo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Lo scorso episodio ci siamo drogati, grazie a Valka, da me soprannominata Vacca, e è tornato il nostro fratello Sigurd con un'equipe di amici e siamo andati a fare una battaglia per provare ad arrivare appunto a sconfiggere Chiotve. Il gioco è talmente lungo che non siamo neanche all'inizio del gioco, se così possiamo dire. E allora direi di non perdere assolutamente tempo e andare dritti al punto. Intanto facciamo una cosa proprio per il popolo. Oh, ok, siamo a Florli dopo aver fatto la lunghissima battaglia, dove più che rischiare di morire, qua si è impallato tutto, abbiamo rischiato di bruciare. Andate a vedere l'episodio scorso per capire di cosa sto parlando. Mi ci ero scivolato un pochino, però piatto ricco, mi ci ficco. Abbiamo scoperto un luoghino, il Valtonna, cioè dove cucinano i tonni. Zona vietata addirittura. Oh, quindi si va a fare botte. Prontissimo, sono chiamato in causa. Allora, c'è da uccidere lui? Spacca crani. Raga, non l'ho neanche scalfito. Non fuggirai, razza di troll. Non fuggirai. Anche a livello 49. Oh! No! No! Oh! Vai! Sì! Sì! Suka! Oh raga, mi ha quasi tolto tutta la vita. Però però sti cazzi. Ah, c'ho degli assistenti, perfetto. Vabbè, gli assistenti sono delle seghe. Signori, ma qua si parla di professionismo. Oh, beh, vedo che ci sono dei lingotti. Probabilmente ci sarà anche qualcun altro da uccidere. Quindi impegno con vaselina. Anche l'elefante si è inculato la gallina. Ma mi sa che mo ci inculano loro. Ah! Vai. Le prendo. Vai. Ok, qua dentro ci sarà qualche regalino. E direi che il nostro lavoro possa considerarsi finito qui. Ok, vedo che là ci sono dei lingotti, quindi inutile dire che stavolta proveremo a prenderli e non a lasciarli indietro. Ok, ci stiamo andando dritti, eh. Che forse ho già capito chi devo ammazzare. Facciamo uno scan. Ok, è solo lui. Vai. Entriamo nella grotta, signori. Ok. Beh, dai. Meglio di nulla. Oh, abbiamo visita anche l'uscita dalla grotta? Beh, dai. No! Vabbè, data di culo, data di culissimo, raga. Vai a camminare qua sopra. Troppo tardi, mi dispiace. Altra grottina. Può trasfondare, ci sono. Oh beh. Lingotto di carbonio. So, l'esplorazione della mappa è rompe i coglioni, lo so, però è la cosa poi determinante alla fine del gioco. Oh, c'è qualcun altro a farci visita? Dai. Non va bene. E poi ti faccio così.
Faccio così e ciao. Oh, c'è un altro? Beh, volato di sotto, perfetto. Ok, di adesso punto d'osservazione. No, raga, ci sono i lupi, no! Vetta di Fannaraki, dove andremo a sbloccare il punto d'osservazione. Raga, c'è veramente un botto dei luoghi. Ok, ci siamo, invece no, perché bisogna andare ancora più su. Però ci fanno un regalino. Ok, dai. Ma adesso è tutto più facile. Minchia, com'è alto sto punto. Altissimo, signori. Con l'aurora boreale. Fantastic. Guardate qua, ragazzi, quanta roba c'è. Che andiamo di qua verso questo lumino. Oh, lo scivolo della neve, zoom! Potrebbe anche andare un pochino più veloce, però vabbè. Abbiamo l'ascia di Varin. Direi di potenziarla. Poi cosa possiamo potenziare? Oh beh, questi. Perfetto. Oh! Davvero possiamo chiamare la nave, perfetto! Che sta a 22 metri qua sotto. Trovato? Trovato? Come c'entro qua? Ok. Ok, perfetto. Chiamo la nave. Adoro, signori. Come si fa a non adorare? Come si fa? Oh, si può fare la razzia dalla nave. Perfetto. Andiamo. Andiamo a fare il diavolo a quattro. Mi rifiuto di leggere il nome di questa città, di questo luogo, quel che è. L'importante è depredarlo. Mi hanno rimbalzato. Oh, iaiaiai. Ehi. Mi c'è rimasto lui? Vai. Oh, c'è anche Randy che combatte per noi. Cioè, ce n'è rimasto uno solo, fatte così tante seghe per uno. Con cosa vincerete, scusa? Con cosa vincerete voi? Non ho capito bene. Bene, ci si deve pensare noi dal tetto. Beh, raga, per chi non lo sapesse, per entrare in questa casa è veramente facile. Basta soltanto colpire. Oh, niente di più facile. Insomma, per chi non lo sapesse, c'è una specie di tutorial. Qua però me devi pagare. E poi dentro sblocchi tutte le porte, comunque sì. Ok, il nostro lavoro qui è finito. La razzia è completata. Torniamo da Sigurd a andare avanti con un destino crudele. Ok, abbiamo parcheggiato la nave in maniera poco cristiana. Modern problems require modern solutions. Sta sopra Sigurd, sì. Parliamoci. Qui che lanceremo l'attacco. Sì, raga, però che vocine hanno messo in italiano, dai, no. Ho una richiesta. Ammazzati. Che Eivor possa lanciare una sfida a Chiotve alle porte della fortezza. Un duello fino alla morte. Onorato di farlo e di ucciderlo. Questo. Abbattiamo Chiotve. Che il tuo auspicio diventi anti una sega. Eivor, una parola. Ma io non intendo disonorare né te né gli occulti. Ma Chiotve è mio. Chiotve è mio. Devi morire. Si cantava una volta. Raccogliamo tutto quanto e andiamocene, signori. Chiotve, 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 Chiotve. Affrontami ora.
Arrivo. Ti aspetto. Sigurd è qui per vedermi nutrire il mio corpo con le tue viscere. Guarda. Proclamo un Holmgang. Qui. Che è una specie di gangbang. Hai distrutto la mia vita. Io avrò la tua. Sei debole. Oh, nell'uno contro uno. Quanto è grosso Kjotve? Cosa? Oggi non sei destinato a morire. Dai, dai. La mia lama berrà il tuo sangue. La tua carne sazierà i miei lupi. E vabbè, non gli ho fatto un cazzo. Ah, m'ha colpito. Ma piano piano morirà, eh? Che culo a scansarlo così. Non è che si rigenera la sua vita, vero? Ok, meno male c'è il tastino magico che è quadrato e permette di scansare tutto quanto. Cosa? Oh! Che succede? Oh! No, sei un coglione! Ignobile morso di lupo! Sei degno di tuo padre! Non mi piace! Oh, attenzione. Oh. No, non posso morire adesso. Non posso morire adesso. Non posso morire adesso. Perché muori tu. Perché sei tu a perire adesso. Bene così. Alzati, Eivor. Odin era dalla nostra parte, cioè, pensate un po'. Che cosa vuoi da me? La gloria di potermi uccidere. Bene, ora togli i coglioni. Odino ti punirà. È tutto per questo. Quel codardo di tuo padre e il suo vano sacrificio. Guarda, il prezzo della guerra è morso di lupo. Hai appeso Kjotve. Bene così. State pronti a morire. Cosa? Ma voi mezze seghe. Ma che cazzo volete fare? Zitto e crepa, morso di lupo. Pensate di farmi paura. Nessuna pietà. Dritti. Da qui puoi raggiungerli. Verso la gloria. Che ammazza. Ah. No, però ti devi scansare. Odino, ti rinnega. Superate il muro e abbattete le parti. Vabbè, questi qua sono veramente delle mezze seghe. Però meno male ho sporcato il talento che a ogni scontro la salute si rigenera. E questo mi piace tantissimo. Non ve lo vorrei dire, ma sti qua li ho fatti fuori tutti io, eh. Sti qua sono veramente vergognosi da quanto sono scarsi, eh. Ah, ok, c'è da operare. Un po' di battaglia non bastava, eh? E qui
andiamo a... andiamo a sbloccare un'altra porta. Vabbè, ho capito che qua sarebbero arrivati fino all'infinito. Bravo che lanci lo scudo, bravo, bravo. E molto vado ad aprire l'ultima porta. Chi è sto qua? Ah, un altro che vuole le botte. No, le devi dare a lui le botte, non agli altri. Ho ormai imparato come fare con voi. Ho battuto Chiotve e lo spaccacani, posso anche battere, non ti preoccupare. C'ho anche una vita, non mi è ancora scalfito. Mi è scalfito adesso, ma tranquillo. Vai, fuori braccio, fuori la faccia. A posto, ciao. Mi devo arrampicare? Sì, mi devo arrampicare. Qua è tostissimo però. Ok, cominciamo dalle basi, perché qua prendere il culo è veramente un vento. Vai, fuori uno. Vai, fuori due. No, tu cosa fare? Tu cosa fare? Tu non poter fare questo a me. Vai. E adesso ci si diverte. E andiamo a uccidere anche Gorm. Cosa da rubare qua dentro? Sì. Ovvio che c'è, signore. Quello che non ho neanche il tempo di reagire. Oh, gli ho staccato la testa. Tranquilli, ho il piano B. Mi sono stronzo. Minchia, ma è possibile? Non riusciate veramente neanche a scalfirli loro. C'è l'unica cosa per cui siete utili è che me li tenete impegnati. Del resto siete inutili come la merda. Cosa vuoi fare tu? Al mio bro? Poverino. Oh, cieca sete di vendetta ti ha reso prevedibile. Prevedibilissimo. Sei solo un'ombra di tuo padre, Gorm, debole e stolta. E presto tu non sarai altro che cenere nel vento. Sì, sì, va bene, vieni. Sì, ma neanche posso bruciare per 10 anni, eh. Ah, devo fuggire. Mannaggia. Qua sta bruciando tutto. Mi di che c'è il tempo, eh. Ah, beh, dai. È semplice fuggire. È semplice. Vai, tranquillo. Ok, dove sei finito? Gorm il codardo fugge. Oggi suo padre muore 2 volte. Bravo, bravo. Che grande combattente che sei. Assalto completato alla fortezza di Chiotve. Cosa chiede di più della vita, signori? Parliamo con Sigurd. Qua però sta ancora bruciato tutto. Cos'è quell'armatura d'oro? Oh, depede del forziere. Stella di ferro. E questa è un'arma assai tosta. E mo parliamo davvero con Sigurd. Conquistato il tuo... Ah, perché aveva perso l'onore? Una notte di vittoria. Io spero che aveva perso i genitori, ma non l'onore. Lo so, Sinin, non è finita. Ti verrò a prendere. Ti aspetto. E un destino crudele è stata completata. Abbiamo ancora un pochino di tempo. Io lo spenderei intanto nei punti talento. Ne ho 2.
Ok, tanto danni pesanti. Quando un nemico cade a terra, premi L3 per sfiorare un pestone al volto. A posto. Siamo a 13 di potenza. In borsa cosa abbiamo? Un botto di cose. Abbiamo questa stella di ferro. Lo possiamo mettere nella mano destra. Però a questo punto, raga, potenziale l'arco. Abbiamo un elmetto? Sì, che abbiamo un elmetto. Perfetto, perfetto, ragazzi. Cioè, cosa chiede di più della vita? Ok, io andrei verso questi lingotti d'oro che stanno qua. La prima, fatemi andare verso questo pallino giallo. Minchia, raga. Cioè, come se andassi a camminare nel deserto. Ok, la ricchezza sostanzialmente, andate alla cascata, si trova qua. Insomma, per chi voleste sapere dove si trova, insomma, in questa zona c'è questa cascata. Andiamo a prenderci sta ricchezza. Ok. Vabbè, inutile dire che va spaccato tutto. E raccogliamo il libro del sapere, nuova abilità, Ira di Alain. Vediamo a cosa corrisponde. Esplodi in un accesso di ira e scaraventa il nemico a terra colpendo con una serie di colpi imparabili. Premi alterna rapidamente L1 e R1 per non perdere l'equilibrio. Ok, la segniamo a quadrato. Andiamo verso i lingotti d'oro. Mi posso tuffare, vero? Sì, che mi posso tuffare. Fantastico. Ok, beh, inutile dire che forse sti lingotti d'oro. Raga, la fortezza di Chiotve è ricchissima. Ma forse c'è da farlo così. Esatto. Alright. Vediamo un po'. Lingotto di carbonio. Alta ricchezza aggiunta nella regione. Ok, mancano questi due punticini che sono a sé alla portata, quindi li andrò a completare tranquillamente. Uno sta qua dentro. E l'altro, ragazzi, qua basta entrare in questa grottina e sta tutto qua dentro. Ed è questo forziere qua. Più che altro è utile se cercate i minerali per i vari potenziamenti, cose varie. Ok, ultimo obiettivo. Aggiungiamo. Dovrebbe essere un manufatto. E poi andiamo alla prossima missione. Sarà ovviamente l'ultima di questo capitolo. Anche perché, insomma, la sconfitta di Chiotve è stata il piatto forte di questa, di questo appuntamento che abbiamo con Valhalla. Ok, basta entrare in questa casetta. Mappa del tesoro ottenuta. Vabbè, ragazzi, c'è sta sto puntino qua e mo lo vado a vedere. E vabbè, inutile dire che basta scavalcare la montagna. E allora mettiamoci all'opera. Dai che ci siamo. Proprio sulla cima, eh. Oh, capannuzzola. Ok, sostanzialmente tutto questo per una collana. Nice. Ma che bel paesaggino. Aso. Non mi piace molto. Però secondo me è un amico. Sì. Sì, sì, è un amico. Mica che drogato che è. Hai trasportato tutto fin quassù solo per poterlo gettare. Sono venuto a cavare. Sei scemo. Che cazzo devo fare? Prendere il carretto? No, non è così. Non è così. Ah, ok. Più semplice di quel che pensassi. Ok. Questa contiene un corno potorio che è bitato. Fantastica, vel che contiene, dai. E come ultimo. Ok, ci siamo. Non hai lanciato tutto. E mo si vuole lanciare lui? Ti auguro una buona vita. Ma perché? Cosa? Aspetta. Grazie. Ciao. Vabbè, ah, ho lasciato il cavallo. Mo ci andiamo qua per l'ultima missione. Ci siamo guadagnati 2 punti talento. E allora li andiamo a spendere, ovviamente. Tanto uno è più salute. Via del lupo. Attacco, assorbimento, proprietà del critico. Blocco, armatura, illusione e peso. Ok. Così intanto aumentiamo a 15 la potenza. A few moments later. Raga, ci siamo quasi. Una scavalcata assurda. Comunque mai come Unity che ti devi fare tutta Parigi scala 1 a 1 a piedi. Territorio impronunciabile, come tipo tutti i territori qui.
Ma ok, Arkerstadt. Sì, che c'è sta una ricchezza. Sta qua dentro. Non sta qua sotto. E io penso che sia così. Bene. Ragazzi, cioè sono un genio. Però la ci devi calare, benissimo. Ma ho trovato la chiave, vaffanculo. Ok, questo lo vedremo dal prossimo episodio, promesso, ragazzi. Trova Sigurd. La nostra prima volta fu in un villaggio in fiamme. Bellissimo. Furono i nostri compagni a separarci. Li stavamo distraendo. Oh, più fulgido vicino. Il porno del nono secolo dopo Cristo. Io devo sentirli. No, devi sentire il piripillo quando c'è dentro, Posso potenziare il casco? Forse qui? Eccolo! Come osa quel certo che mostrarsi fra noi. Sono un po' in terra all'altro trovarlo, Hitam sta meglio. Si riprenderà. Ah, Hitam non è morto? Benissimo. Dai, andiamo a uccidere sto gorbo prima o poi. Si può fare. Seguiamo Basim. Un cappuccio ti rende anonimo, ti fa essere ignorato. Sta lontano da occhi attenti. Così ti renderai. Ma ragazzo, cappuccio non ha niente a che vedere con il nostro elmetto. Ah, beh, mantello di Assassin's Creed base. Dai, cazzo. Ok, dobbiamo andare a cercare Gorm. Non si può spaccare qua. Vabbè, qui è semplice per entrare. Dai, ai, qui sono partiti di tre denti. Puoi battermi, ma non puoi uccidermi. Non durante la tregua del re. E chi l'ha deciso? Starnazza pure, Eivor. Ti renderai solo un bersaglio più facile. Ah, però lui può uccidere. Ok, Sigurd sta qua. Sicuramente c'è da scavalcare le mura. Ok. Sta a 72 metri sopra. Va bene. Vai. Dimmi che Gorm è ancora vivo, Eivor. È ancora per poco, però. Sto Harald, secondo me, fa dei casini prima o poi. E vabbè, lui abbiamo detto che Bob Sinclair, abbiamo detto nello scorso episodio. Quindi Re Harald sarà Bob Sinclair. Abbiamo trovato il soprannome. Il clan del Corvo mi ha disonorato, mio re. Hanno avvelenato mio padre. Si sono presi gioco della sua morte. Bastardo, tu menti! Fermati, Eivor, lascialo fare. Questa è una grave accusa, Gorm, ed è anche falsa. Mio zio ha visto ogni cosa. Ah, ti sei fregato da solo, Gorm. Eivor morso di... Cosa devo farne di lui? Ucciderlo. Mi assicuro una pace duratura, Sigurd. Non saremo più costretti a combattere. E chi lo dice? Tu non mi hai detto niente di sto tutto. Sto qua, ragazzi, è un pazzo. Non ma che parola. Cazzo lo fa fare, il re? Io non ci... Ok, posso sia attaccarlo che parlargli. Fantastico. Siamo tornati intanto a Forburg. Infatti mi sembrava un po' familiare quest'area. Io vi ringrazio della visione di questo video. Lasciate like e iscrivetevi al canale, che come vedete i contenuti arrivano, non mancano mai. E di certo con il vostro supporto sono molto più incentivato a portarli. Già lo sono tanto, così lo sarei ancora di più. E niente ragazzi, ci vediamo presto sia con il viaggio di Alexander che con FIFA 22, perché ormai ci siamo. E del resto, grazie della visione. A presto.